tua tromba non la sente. Non hai abbastanza fiato. Andiamo a cercarlo invece di aspettare. È inutile, tra poco scende la notte, vi perdereste nel buio. Dovremmo anzi essere pronti a difenderci se lo hanno trovato dei selvaggi. Io sono certo che Enea tornerà fra noi prima che il sole tramonti. Quante volte è scomparso così, si è sempre dimenticato di chi lo aspetta. Avrà trovato un'altra Cartagine. Ma se fosse caduto in un agguato, se fosse precipitato da una roccia? Se sono stati gli dèi a volere la sua morte. Questa costruzione è tutto ciò che abbiamo. Ci raccogliamo il sale o i prodotti della terra, secondo le stagioni. Qui ci riuniamo in assemblea o per fare i sacrifici agli dèi. Spero che tu non abbia fretta di tornare alle tue navi. Mia moglie Segesta non vuole presentarsi a mani vuote ai tuoi compagni. A che cosa pensi, Enea? Confronti nella tua memoria la cesta che tu hai lasciato tanti anni fa. Un guerriero, un principe. Tuo compagno alla corte del vecchio re Priamo, con quest'uomo che raccoglie il sale e lavora i campi. Eppure la mia vita è serena in questo modo. Ti sembrerà strano, ma è così. I tuoi ragazzi ti chiamano re. E tua moglie la chiamano regina. Lo dicono per gioco. Non hanno mai visto un vero re. Lo dicono come direbbero padre. Hai parlato loro di me? Sì. Ho detto loro che l'erede di Priamo, l'erede per nascita, per nozze, per valore, io l'avevo lasciato vivo. È l'unica certezza che ho trasmesso loro, che tu fossi vivo. Perché l'immagine della patria deserta di eroi, essi l'avrebbero cancellata dalla memoria. Questo temevo. Non credo di avere sbagliato. E tuttavia, qualche volta in segreto, ho avuto paura che un giorno tu saresti arrivato, eroe di un passato che volevo allontanare da loro. Guerra, morte, rovina. Essere responsabile della vita degli altri è un peso non lieve da portare, e tu lo sai ancora più di me. La salvezza la trovammo qui, in questa terra selvaggia che non apparteneva a nessuno, che nessun uomo aveva mai lavorato. I primi morti che l'hanno fatta sacra ve li abbiamo seppelliti noi. Una terra libera dove seppellire gli ultimi troiani. Questo ho cercato. Cimiteri abbandonati, città distrutte, campi steriliti. Ecco quello che gli uomini lasciano sulla terra che abitano. Su ogni colle i resti di un paese distrutto. I segni di una lotta antica. Sotto ogni pietra nella pianura giace il corpo di un uomo, trafitto e sfigurato da un nemico. Quanti esuli, quanti vinti, quanti schiavi non hanno patria nel mondo. Questa è diventata la loro patria. Essi la amano come noi abbiamo amato Troia. Sono dei figli per me, e io sono fiero di loro. Nessuno riconoscerebbe in questi giovani vigorosi i ragazzi spauriti che mi affidasti quella notte. Sei venuto a riprenderteli, Enea. I tuoi figli? No, Aceste. La gesta è pronta. Avviamoci verso la spiaggia. I miei compagni mi aspettano da molto tempo. Così, dopo 8 anni, le strade diverse che avevano percorso nell'esilio si ricongiungevano. Riabbracciavano piangendo l'amico creduto morto e la donna creduta schiava. E nel cuore di ognuno c'era il dolore segreto di un'altra separazione imminente.
Sono Vero, la moglie di Achelao. Ho avuto molti figli nel podere che tu possedevi a Troia sulla riva dello Scamandro. Sarò felice di riaccoglierti nella mia casa. Dimmi, Segesta, a te è concesso di aspettare la vecchiaia con serenità, senza paura della notte, filando e tessendo lunghe tele per i nipoti presso il fuoco. Enea aveva fatto sbarcare i penati, affinché fosse sacro l'incontro degli esuli nella memoria di suo padre Anchise. Aveva avuto cura lui stesso, dopo la morte di Anchise, degli antichissimi simulacri che raffiguravano insieme gli antenati, le divinità, le speranze della patria. Questi simulacri rappresentano la semina, la messe, la vendemmia. Non sappiamo quando sono stati scolpiti, ma si sa che li fecero i capi antichi del popolo. Prima, molto prima che fondassero il nostro regno sulle coste dell'Asia. Sono stati sempre custoditi nella cittadella di Troia. Li ha portati fino a noi, salvandoli dalle fiamme, l'uomo di cui oggi onoriamo il sepolcro, Anchise. Anchise, mio nonno, mi disse una cosa diversa. Mi disse che raffigurano i nostri antichi re, che sono Dardano, Teucro, Laomedonte, i creatori della nostra potenza. Forse. Ma ora il culto dipende da noi, dipende da quello che vogliamo continuare a essere. È come se non ci fossimo mai separati. Eppure quante cose ho Regina. Da raccontarti e tu da raccontare a me. C'è Selena che ha bisogno di voi, fate presto. Coraggio. Fra poco saprai se avrai un figlio o una figlia. La portiamo alla nave? È meglio non muoverla. Vieni via, Acate. Pensiamo noi ad assisterla. Non è il primo che nasce negli anni dell'esilio, ma ciò che deve essere diviso non potrà essere tenuto insieme da questa nascita. Fermati! Tieni alto lo scudo. Da sopra devono spuntare solo gli occhi. Lo scudo staccato dal corpo. Se lo tieni troppo vicino, quando l'asta penetra nello scudo, trova subito la tua pelle. Va! Ripeti. Achemenide. Raccontaci della guerra di Troia. Perché non ci fai vedere come combatteva Ulisse? No, Achille. È vero che aveva un'asta così pesante che poteva lanciarla lui solo? Achille era il più forte di tutti, sia greci che troiani. Soltanto con Enea non ha vinto. Con Enea no, ma neppure ha perduto. Tu c'eri, Achemenide? Hai visto il loro duello? Sì. I due eserciti si erano fermati uno di fronte all'altro. Sulla pianura era sceso un silenzio terribile, come un'ombra di morte. Tutto era immobile, in attesa. Poi, rispondendo a uno stesso richiamo, due eroi uscirono dalle loro schiere e si vennero a porre nel centro del campo. Erano Enea, figlio di Anchise, e Achille, figlio di Peleo. Ad entrambi non venne meno il cuore. Non ebbero paura di mettere la vita sulla bilancia del destino. E quel giorno, uno di essi sarebbe sceso nelle tenebre dell'Ade, questo è certo. Si erano già promessa la morte a gran voce, secondo il rito. Achille, per primo, già vibrava l'asta. Enea era pronto a schivarla, quando sorse una nebbia dalla terra. Una fitta nebbia nascose l'uno all'altro gli eroi. Veramente, sarebbero troppo felici i contadini se conoscessero i loro beni. Lontano dalle città, dalle discordie, affidano il prezioso seme alla fertile terra che li ricompensa generosamente. Non possiedono palazzi, come hanno i re circondati dagli adulatori. Non hanno porte di bronzo scolpito, il loro olio non è mescolato alla dolce cannella, e tuttavia Enea hanno il tesoro della quiete,
di una vita ignara di colpe, ricca di lavoro e di gioia, in mezzo ai campi, alle sorgenti, agli animali. La giustizia credi quando abbandonò la terra. Tra gli umili contadini lasciò le sue ultime orme. I tuoi ragazzi lo credono? Ho cercato di far loro amare questa vita, queste semplici cose in cui ho trovato ristoro. Ma la loro età è inquieta, è piena di altri desideri. Do io l'inizio? Sì! Allora ordino che si cominci il racconto. I giovani avevano condotto Ascanio nella sala dell'assemblea. Aceste consentiva che qui, per un giorno, essi fossero padroni. Che le muse ci siano propizie nel raccontare le gesta degli uomini e degli dei. Ecco, vedete la dea della discordia che non fu invitata al banchetto in Olimpo come le altre maggiori dee. E giunta inaspettata, lancia sulla tavola un pomo su cui è scritto «Per la più bella». Allora subito nacque tra Giunone, Minerva e Venere a causa del pomo una contesa violenta. E disse Giove: lasciate tutte quel pomo, giudicherà chi sia la più bella tra voi un giovane troiano. Sia giudice il giovane Paride! Per prima Giunone fece promesse al giovane, promise regno e potere. Minerva promise al bellissimo principe virtù e sapere. Venere promise Elena, la donna più bella del mondo. La vincitrice fu Venere. Allora Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, fu data per premio a Paride. Essa si innamorò subito di lui e lo seguì a Troia. Tutti i giovani festeggiarono con Dante e Imenei le nuove nozze volute dalla dea Venere. Perché questo gioco che offende le potenze celesti? Essi dunque non credono più alla fatalità che ci disperde? Non fu un bisticcio di dee la causa dei mali, ma una colpa che non conosciamo. Ne parlano come se fossero passati almeno 1000 anni. Per loro la collera oscura del cielo è solamente una favola. Potrebbero essere i nostri figli. Invece sono così diversi da noi. Ecco come si divide il nostro popolo. Per voi donne adesso è venuto il momento di osare, secondo pensieri di Otio. Mi è sembrato di udire la voce di Cassandra in sogno. Cassandra ha detto: donne troiane, cosa aspettate? Volete una terra migliore di questa? Coraggio! Troia, cerchiamola qui! Qui è la nostra casa! Un dio ci esorta a farlo! Coraggio! Alle navi! Le donne che avevano gettato il fuoco fuggirono dalla spiaggia, cercando invano dove nascondersi. Si domandavano sgomente perché lo avessero fatto. Le donne hanno dato fuoco alle navi! Correte! Correte presto! Presto! Diviso la tua gente, Enea. Io aggiungerò dolore a dolore.